Onorevole Schifone, oggi al convegno qui a Cosmo Pharma si è parlato di tanti argomenti: digitalizzazione, innovazione, prevenzione, screening, ma come immaginate, come vedete il ruolo del farmacista nel futuro? Allora, e cosa potete fare voi come forza di governo? Certo. Allora, intanto noi come Fratelli d'Italia, come destra italiana, abbiamo sempre immaginato il farmacista e la farmacia come un modello valoriale e sociale a cui rivolgersi, da avere da riferimento, a cui guardare. Perché coniuga e condividiamo i valori fondanti delle farmacie e dei farmacisti. Tra questi la funzione della coesione sociale, la capillarità che è in forza della pianta organica, ma anche l'attaccamento al territorio e quindi l'identità, l'appartenenza. Per noi sapere che c'è una croce verde che brilla in ogni campanile, anche quelli più piccoli, quelli più lontani, nelle aree interne più irraggiungibili, significa davvero avere a cuore il territorio e i cittadini italiani. E quindi noi che siamo i difensori degli italiani, non possiamo che pensare ai farmacisti come i professionisti che mantengono con fluidità e anche come perno del sistema sanitario nazionale. Noi abbiamo una idea che è, oltre appunto a quella del modello sociale e valoriale a cui facevo riferimento prima, quella che la farmacia può diventare, lo è già, un modello di sviluppo. Abbiamo accettato molte sfide, molte, quasi tutte le abbiamo vinte come farmacisti. Io parlo col noi perché faccio parte della categoria, oltre che essere rappresentante istituzionale, e quindi i farmacisti hanno accettato molte sfide, molte vinte, come dicevo, quella del Covid fra tutte, che ha portato una crisi, ma come tutte le crisi ha sempre poi presentato una grossa opportunità, e l'opportunità è appunto nella farmacia del futuro. Noi siamo partiti da una farmacia che era una farmacia di preparazione, poi è diventata una farmacia di dispensazione. Oggi parliamo di farmacia di relazione e mi piace dire anche farmacia dei servizi, che è stata una felice intuizione di Fofi e Federpharma di qualche anno fa, ma che oggi è il momento di attuare. E quindi in funzione di questo abbiamo e vogliamo supportare tutte quante le attività della federazione. Per esempio penso all'attivazione della multidisciplinarietà, penso alla prevenzione e lo screening come attività fondamentali da svolgere in farmacia, penso, seguendo naturalmente le linee programmatiche già dettate per esempio dal Ministero della Salute, penso al piano oncologico, al piano sull'antibiotico resistenza, al piano vaccinale, e quindi in funzione di questo portare anche tutte le novità che l'innovazione e il futuro ci mette davanti anche come sfide. Si chiama Interconnessioni Sostenibili questa edizione di Cosmo Pharma, e io credo che sia molto importante fare una riflessione sulla sostenibilità, per esempio su tutto quanto la green economy, che è un tema molto grande, anche tema altrettanto importante è quello naturalmente della digitalizzazione e della sburocratizzazione. Noi ci siamo, i farmacisti ci sono, e quindi siamo pronti a lavorare insieme per la farmacia del futuro.